Presidente, in questi giorni si è parlato molto di numeri, lo si è fatto nelle aule parlamentari, nelle commissioni, ci sono stati numerosi chiarimenti da parte del governo. Io credo che su questo piano siano stati chiariti l'attendibilità dei numeri che sono proposti in questo DEF e non si capisce come non si possa ritenere affidabile, non si possano ritenere affidabili le stime fatte dal MEF oggi con questo governo, quando si è ritenuto sempre che lo fossero con i governi precedenti. Lo sono oggi come lo sono in passato. E però, al di là dei numeri, noi dobbiamo considerare anche qual è la situazione in cui vive il Paese, la situazione economica, il benessere dei suoi cittadini, e da lì partire poi per fare le scelte. E qual è la situazione che fotografiamo oggi, dopo 6 anni di governi di centrosinistra, di governi del PD, i vari governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni? È la fotografia di un Paese in gravissima difficoltà. Si parla di crescita, parliamo di crescita. La crescita non c'è, non c'è ancora. Ricordiamo che in questi anni passati la crescita dell'Italia è stata da fanalino di coda a livello europeo e voi avete avuto grandi opportunità in questa fase di poter far crescere l'economia in una situazione apparentemente più favorevole che in passato e non avete agganciato la ripresa, non avete approfittato di una situazione che poteva dare delle opportunità. Secondo, il livello di tassazione. Si può dire che dopo questi 6 anni il livello di tassazione a carico delle imprese e delle famiglie sia diminuito? Io credo proprio di no. E anche da questo punto di vista è necessario cambiare. Non si può continuare rispetto alle politiche che avete attuato negli anni passati. Rispetto poi alla disoccupazione, che situazione vive il nostro Paese? Vive una situazione che è drammatica, lo è soprattutto a livello di giovani, e un dato che voi non citate, che ignorate costantemente, è quello dell'emigrazione dei nostri cittadini. 100.000 italiani all'anno emigrano in altri paesi in cerca di fortuna, questo è un dato inaccettabile. E emigrano soprattutto i giovani laureati, quelli che dovrebbero essere la speranza del nostro futuro. E il sistema pensionistico è passato da quello dell'Italia degli anni 80, delle baby pensioni, a quello del PD degli anni 2000, che è il più alto a livello europeo. Questa è una situazione inaccettabile che costringe cittadini lavoratori che lavorano una vita intera ad andare in pensione ad età inaccettabile, perché le proiezioni parlano, se noi non cambiassimo la legge Fornero, di lavoratori che arriverebbero ai 70 anni a trovarsi nelle fabbriche, nelle aziende, nei posti di lavoro, e quindi questo deve cambiare. Ma deve cambiare anche per dare l'opportunità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro e alle imprese di avere forze nuove che hanno delle conoscenze legate alle necessità di questa fase storica della nostra economia. E poi c'è un altro tema che la sinistra, che voi teoricamente dovreste rappresentare, non ha affrontato, ed è quella delle diseguaglianze sociali che sotto i vostri governi sono aumentate in modo indecoroso e inaccettabile. Il divario tra ricchi e poveri è aumentato, il ceto medio non esiste più, e questo grazie alle vostre politiche inesistenti da questo punto di vista. Gli enti locali li avete strozzati, non dando più risorse, con delle regole assolutamente inaccettabili negli investimenti di opere pubbliche. Questo governo ha già avviato delle riforme che permettono di utilizzare l'avanzo di bilancio e lo farà anche nei prossimi anni con questo DEF e con la legge di bilancio, finalmente promuovendo investimenti. Poi c'è stata la crisi del sistema bancario, la crisi che voi avete gestito in modo irresponsabile. Con un decreto legge nel giro di una notte avete cancellato i risparmi di decine di migliaia di risparmiatori, non siete riusciti a salvare poi successivamente le banche venete.
di fatto bruciando il frutto del lavoro di tante famiglie italiane che hanno risparmiato e che voi non avete tutelato, ma li avete anzi condannati a una situazione di povertà e di miseria. E poi c'è la politica sull'immigrazione, che è stata una politica semplicemente folle e irresponsabile. Avete trasformato l'Italia nel centro profughi d'Europa, avete speso 5 miliardi all'anno per ingrassare esclusivamente le cosiddette cooperative dell'accoglienza. Allora, di fronte a questi numeri, di fronte a questi dati, cosa si può fare? Cosa può fare questo governo, che nasce comunque dall'alleanza di due forze politiche distinte, che hanno programmi diversi, ma che hanno il dovere di governare insieme perché hanno avuto il consenso dei cittadini, a differenza delle forze politiche del passato, che sono state sonoramente bocciate dalle elezioni. Colleghi, noi non scegliamo la linea della continuità con i governi precedenti. Noi abbiamo il dovere di tentare un'altra strada, perché voi avete semplicemente fallito. Questo è il dato di fatto, che non è una valutazione della Lega, è una valutazione dei cittadini italiani che voi dovreste rispettare e non considerare ignoranti, perché fanno scelte diverse da quelle che voi vi aspettate da loro. È un processo difficile, è un processo che richiede impegno, ma noi lo porteremo avanti con determinazione. Possiamo citare tutto, guardate, critiche da tutti, soprattutto dai cittadini che noi incontriamo costantemente, ma le prediche da parte vostra noi non le accetteremo mai. Non da chi negli ultimi 6 anni ha tolto ai cittadini italiani tutte le certezze che avevano. Hanno perso ogni certezza nel futuro. Questa è la vera sfiducia che c'è nel nostro paese e la responsabilità è chiara. Gli avete tolto la certezza di sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni e voi siete corresponsabili con i vostri svuotacarceri. Avete tolto loro la sicurezza di vedere al sicuro i loro risparmi con la crisi del sistema bancario e con le scelte di cancellare i risparmi dei cittadini italiani. Avete tolto loro la certezza di una pensione che desse dignità alla loro vecchiaia. Avete tolto loro la certezza di avere un lavoro dignitoso e di avere un reddito decoroso. Questa è l'incertezza che esiste nel nostro Paese. Questo è il clima di insicurezza dei nostri cittadini. E questa insicurezza deriva dalle vostre politiche, dalle politiche di Monti, le politiche delle tasse, della riforma Fornero, dei tagli agli enti locali, ma anche dei governi successivi. Guardate poi sul deficit PIL, rapporto deficit PIL. Voi avete attuato delle finanziarie con deficit al 3%, al 2,6, al 2,5, con un Renzi che teorizzava il 2,9. E solo la finanziaria di questo governo, il 2,4, dovrebbe terrorizzare i mercati, dovrebbe essere la causa di tutte le crisi del nostro paese. Noi non accettiamo questo tipo di lezioni. L'Europa è un'entità che ha una commissione che esprime i suoi giudizi, ma ricordiamoci che non è un organismo tecnico, è un organismo politico guidato da rappresentanti di partiti politici che fanno parte del Partito Popolare e del Partito Socialista. La invito a concludere, senatore. E quindi non è una visione neutra. Guardate, io chiudo. Un altro tema è stato toccato che è fondamentale, è la fiducia e la credibilità. Anche per noi sono valori importanti. È importante la fiducia dei mercati, lo può essere forse quella della Commissione Europea, lo è sicuramente di più quella del popolo italiano. E voi l'avete persa. Noi l'abbiamo conquistata ed è nostro dovere fare scelte coraggiose, assumerci le nostre responsabilità e governare nel loro interesse. Questo è il nostro unico obiettivo e governeremo solo a queste condizioni. La invito a concludere, senatore, già oltre il tempo che le è stato assegnato. Sto concludendo.
governeremo solo a queste condizioni, non ad altre, non come altri che hanno governato contro il popolo. Noi governeremo solo e sempre nel loro esclusivo interesse, quello dei cittadini. Grazie senatore Tosato, è iscritto a parlare il senatore Manca, e ne ha facoltà.